c'era una teoria, cioè se i consumi di sostanze, in questo caso abbiamo preso la cocaina, hanno a che fare, secondo alcune teorie, anche dalla disponibilità. Non è che sono solo fatti psicologici. Se c'è una grande disponibilità di sostanze vicine, è più probabile che ci sia un aggancio. Quindi sono stati incrociati i dati di un'indagine italiana, cioè ci sono due indagini, ISPAD e ESPAD nazionale, e i dati per la prima e unica volta, non è stata fatta mai al mondo una cosa del genere, sono stati presi i microdati del Ministero dell'Interno, in particolare quelli legati alle operazioni antidroga, era la Direzione Centrale Servizi Antidroga, sono i microdati che ti dicono ogni operazione delle forze dell'ordine di sequestro in tutta Italia, in ogni comune, ogni città, ogni provincia d'Italia. Allora, non era stata mai fatta, perché quando l'hanno fatta all'Home Office, che sarebbe il Ministero dell'Interno inglese, ovviamente il problema è come li prendi questi dati. Se li prendi aggregati, noi abbiamo sequestri che sono di tonnellate e quindi alterano completamente. Ora non vi sto a dire come, tanto è pubblica, però il come avere i microdati disponibili ha permesso di testare quelle ipotesi, tant'è che c'è una, lì sono le due regressioni, una probabilità elevatissima di anticipare i futuri consumi dei ragazzini di cocaina, quindi l'ingresso nel consumo di cocaina da parte dei quindicenni, soltanto grazie a questi microdati di sequestri depurati. Come innovatori, noi ci modestamente ci definiamo così, abbiamo una visione ben chiara di quella che la politica pubblica e soprattutto le politiche sociali e il welfare dovrebbero essere nell'era della cosiddetta rivoluzione industriale 4.0. E questa visione si basa su tre pilastri principali. Primo è che i cittadini dovrebbero essere consapevoli e informati in quanto più possibile dell'impatto che le politiche pubbliche hanno su di loro, così da poter scegliere in maniera indipendente, fare le scelte che sono migliori per loro. Il secondo pilastro si basa sul fatto che le politiche pubbliche, gli interventi pubblici di supporto, no, nell'aspetto, nelle aree di welfare, dovrebbero essere quanto più modellati sul bisogno specifico di ciascun cittadino, soprattutto nella fase attuativa delle politiche. E infine il terzo pilastro si basa sul fatto che questi tipi di interventi, questi tipi di politiche pubbliche dovrebbero essere quanto più predittive, proattive, invece che reazionarie, e che dovrebbero essere, ci dovrebbe essere un costante e sistematico feedback di monitoraggio e di valutazione, appunto per andare poi a migliorare anche il processo di efficienza e di accountability delle scelte politiche. Quindi questa è la nostra visione ideale di quella che la politica pubblica e le politiche sociali dovrebbero essere in questa era. E chiaramente capite bene che la tecnologia e l'analisi dei dati giocano un ruolo fondamentale nell'arrivare a questa visione. La realtà in cui noi operiamo in Inghilterra, ma penso possa essere applicata a molti altri contesti nazionali e internazionali nel mondo occidentale, è purtroppo molto distante da questa visione ideale. I sistemi del welfare sono spesso molto complessi, cambiano costantemente, a tal punto che molto spesso sono contraddittorie. Questa complessità non ha senso né per i cittadini, che sono gli utenti finali di questi servizi, e né talvolta neanche per gli operatori del welfare, che magari si interfacciano con i cittadini in prima linea e che dovrebbero essere, che hanno la responsabilità di navigare i cittadini e gli utenti attraverso questo sistema e comunicare e trasmettere l'intento di queste politiche, e non sono in grado di farlo per appunto la complessità e gli aspetti contraddittori del sistema del welfare. Noi crediamo appunto, come dicevo prima, che la tecnologia, e soprattutto se applicata anche all'analisi delle fonti ricche di dati che sempre di più si accumulano all'interno delle amministrazioni pubbliche, possa fornire delle soluzioni a questi problemi. E nel nostro piccolo, in Inghilterra, come una piccola azienda che sta crescendo, abbiamo sviluppato quello che noi pensiamo siano delle soluzioni concrete, ve le voglio presentare qua. La prima è quello che noi abbiamo chiamato un benefit calculator, che in italiano si potrebbe tradurre come una calcolatrice assistenziale, se vogliamo,
ed è un'applicazione web che permette agli utenti di inserire i propri dati demografici, economici e di ricevere come risultati informazioni riguardo al tipo di supporto e di servizi a cui hanno diritto ad accedere nel campo appunto di servizi sociali e di servizi del welfare. C'è una versione di questa app è gratis ed è libera e viene utilizzata da 10.000 utenti alla settimana ed è, si può accedere se volete, potete andare ad accedere e giocarci su, al sito gov.uk che è il sito ufficiale del governo inglese e una, diciamo una versione un pochino con più funzionalità invece viene venduta da noi come, con licenza a una serie di organizzazioni che appunto operano nel campo del, del welfare e delle politiche sociali. E questo rappresenta un primo esempio di come la tecnologia possa avvicinare il cittadino alle scelte della, della, della politica pubblica e soprattutto a aiutare il cittadino a, a raggiungere e a migliorare quella condizione di indipendenza rispetto anche alle scelte che possono essere prese in conseguenza a, di conseguenza a, 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 a risultati e gli effetti delle politiche pubbliche. E nel nostro paese una persona che sa tutto di storia medievale o di filologia romanza è una persona di cultura. Sei laureato in matematica, in fisica, in ingegneria, in matematica, sei insomma, sei uno scienziatino. Fai andare un razzo sulla luna, sei uno scienziatino. La cultura del dato, del saperlo leggere, nel nostro paese non c'è. E non c'è, ai noi, nei due sensi, né dal parte della politica, spesso quella che a me piace chiamare data driven decision, non c'è, non c'è. A volte non è comodo, perché a volte... ma va bene lo stesso, cioè io vorrei poter far sì che dico domani al politico, domani piove e ci sono 3 gradi. Tu scegli di uscire in ciabatte e in costume da bagno, ma è una scelta consapevole basata sui dati. In realtà così non funziona, spesso perché i dati non sono facili da leggere, né da parte della politica né da parte del cittadino. Ti faccio un esempio. Parlavo con un collega che mi dice i dipendenti di Roma Capitale sono troppi. Vi dicevo prima, sono 24.000. E gli ho detto, ok, in base a quale criterio mi dici che sono troppi? Perché sono 24.000, ne bastano la metà. Ok, in base a quale criterio? Perché sì. Perché sì, sono informatica, mi piacciono i dati. E allora gli ho dato un po' di numeri. A Milano ci sono 24 vigili ogni 10.000 abitanti. A Roma ci sono 21 vigili ogni 10.000 abitanti. Risposta sua, quasi ovvia. Cambia mica, non sono mica quei 3 che cambiano la vita. No, salvo che Milano è grande così, Roma 8 volte più grande. La complessità. Significa che se un vigile è qui, non può presidiare anche il territorio 8 km più in là. Se volessimo essere bravi come Milano, dovremmo avere 8 volte più vigili. Questa è la e mi piacerebbe che fosse basata su questo, ma gli stessi cittadini fanno fatica, semplice, servizi online, allora un altro elemento. Abbiamo fatto un conto, a Roma si potrebbero fare, potrebbero al condizionale, 500.000 certificati l'anno online. Online. Il cittadino romano medio prende mezza giornata di ferie, prende l'auto, brucia un po' di CO2, genera traffico, si arrabbia a morte perché arriva allo sportello, gli tocca aspettare, butta via mezza giornata, oltre a tutto quello che ho detto. Perché non lo fa online? Semplificare, da una parte, è quello che ho fatto, i servizi online ci sono, puoi scrivere tuo figlio a scuola, puoi un certificato anagrafico, fatelo online. Abbiamo tolto, se vogliamo chiamarla semplificazione, i diritti di segreteria, se te lo fai online è gratis, se te lo fai allo sportello paghi i diritti di segreteria perché... E in realtà è una questione di cultura e ci vuole tempo. In questo senso forse noi potremmo fare un po' più comunicazione, in questo senso anche questi incontri per me sono importanti proprio per far sapere alle persone che cosa c'è nella loro città. Ci sono alcuni servizi, alcuni dati, la strada è lunga comunque, sono consapevole che non è così.
Oh.